Questo nostro nuovo appuntamento. Argomento del giorno sono le ultime notizie per quanto riguarda la procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, alla luce delle indicazioni fornite in occasione della 32esima edizione del Telefisco 2023. Ora, il 26 gennaio 2023 si è appunto tenuto il consueto appuntamento annuale di Telefisco e tra i vari argomenti affrontati vi è stata appunto la procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, di cui al decreto legge 145 del 2013, quindi parliamo del vecchio credito d'imposta in ricerca e sviluppo soppiantato dall'attuale credito d'imposta in ricerca, sviluppo, innovazione e design, che risulta essere indebitamente compensato e la cui istanza di accesso alla procedura è stata attualmente prorogata al 30 novembre 2023, ai sensi delle indicazioni fornite dall'attuale legge di bilancio. Ora, come è noto, lo strumento nasce per deflazionare il ricorso al contenzioso tributario, offrendo la possibilità alle aziende che sono avvalse in maniera non corretta del vecchio credito d'imposta in ricerca e sviluppo di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale attraverso il riversamento anche rateale dell'importo del credito d'imposta indebitamente utilizzato in compensazione. L'arco temporale riguarda il credito d'imposta maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019. Ovviamente, al fine di poter aderire alla procedura, i contribuenti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni, ovvero aver realmente svolto attività in tutto o in parte suscettibili di essere qualificate come attività di ricerca e sviluppo, ai sensi di quelle che sono le indicazioni contenute nel manuale di Frascati, aver commesso errori nella quantificazione o nella individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, aver commesso degli errori nella determinazione della media storica di riferimento e aver erroneamente applicato l'articolo 3, comma 1 bis del decreto legge 145 del 2013 per quanto concerne il riconoscimento del credito d'imposta ai soggetti residenti o a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che eseguono attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti con imprese residenti o localizzate in altri stati membri dell'Unione Europea, negli stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, ovvero in stati con i quali è attuabile uno scambio di informazioni ai sensi ovviamente delle convenzioni per evitare appunto ecco, forme di doppia imposizione del reddito. Quindi possiamo ben capire che l'accesso alla procedura è riservato a quei soggetti che hanno commesso degli errori, se vogliamo dire, in buona fede per quanto riguarda la determinazione del credito d'imposta. Ora, partendo un po' ecco, da queste premesse, l'utilizzo del riversamento spontaneo è oggetto di non pochi limiti da tenere presente. Fra questi, richiamiamo l'articolo 5,12 del decreto legge 196 del 2021, il quale appunto stabilisce che la procedura, insomma, in esame non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia stato già accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza la possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10. In buona sostanza, in virtù dell'articolo richiamato, il riversamento spontaneo del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, ex articolo 3 del decreto legge 145 del 2013, risulta attivabile anche nei casi in cui l'indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, purché questi non siano divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto legge 146 del 2021. Quindi il riversamento deve obbligatoriamente riguardare, in tal caso, l'intero importo del credito oggetto di recupero, dell'accertamento o della constatazione, senza applicazione appunto di sanzioni e interessi e senza la possibilità di applicare la rateazione.
Ora, recependo quanto disposto appunto ecco, dall'articolo 5,12 appena richiamato, il successivo provvedimento 1889-87 del 0106-2022 al punto 1 stabilisce appunto che la procedura in esame non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti, il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, data quindi di entrata in vigore del decreto. Gli atti o provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione, o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione, oppure oggetto di pronunce passate in giudicato. A seguire, il punto 8.4 statuisce che la rateazione ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data. Ora, alla luce quindi della descritta normativa, in occasione della videoconferenza è stata quindi chiesta conferma all'Agenzia delle Entrate se è possibile procedere al riversamento parziale e fruire di eventuale rateazione in caso di notifica di processo verbale di constatazione avvenuta dopo la data del 22 ottobre 2021. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha confermato, con riferimento ai verbali consegnati dopo il 22 ottobre 2021, che si ritiene ammessa la possibilità di effettuare anche una sanatoria parziale dei rilievi indicati nei verbali medesimi, sulla base di autonome valutazioni poste in essere dal contribuente che saranno successivamente oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di poter usufruire della relativa rateazione. Io vi ringrazio come di consueto e ci vediamo al prossimo appuntamento.